Oggi è stata una giornata veramente interessante, della quale mi compiaccio perché sono stati trattati temi che hanno a che fare anche con la cooperazione sociale del territorio senese, ma che, e questa è la bontà, forse una tra le cose migliori che è emersa, non possono e non debbono restare collocate come problematiche, come proposte di soluzioni nelle singole comunità, ma debbono essere messe a sistema. Ecco, la sistematizzazione delle competenze e delle professionalità è una cosa che ho molto apprezzato sia da parte del presidente del Consorzio COB, Michele Vignali, al quale mi lega un rapporto di affetto e di stima, spero reciproca, e da parte anche delle varie cooperative del consorzio che hanno portato la propria storia, le proprie esperienze. Ho sintetizzato gli input importanti che ho ricevuto oggi come rappresentante della comunità di Siena nel passaggio tra singole stelle e costellazioni. La cooperazione sociale è veramente importante, deve imparare a corroborarsi, a lavorare in sinergia, a rinunciare a un pezzettino forse della singola cooperativa per esaltare a potenza quello che riesce a fare in sinergia con le altre. Deve imparare anche a raccontarsi e a conoscersi, perché bisogna non avere un atteggiamento autoreferenziale, ma comunque avere consapevolezza di ciò che si fa e quindi raccontarsi è un passaggio giusto nella consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.